a tutti, come potrete vedere sono in un'altra location, sì, perché questa è la mia camera in Italia e sono qui oggi per girare, se riesco, perché sarà un'impresa veramente veramente difficile, il Bookshelf Tour italiano, quindi la collezione completa dei miei libri, aggiornata, anche perché ho comprato nuove cose, ma non sono sicura di farvele vedere perché ve le farò vedere nel book haul del mese, insomma il secondo book haul di questo mese, e sì, perché ho anche tanti 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 libri da farvi vedere. Questa libreria straborda, ve la farò vedere, è anche mezza infossata perché c'è troppo peso sopra. Poi vi farò vedere gli scaffali là dietro, uno scaffale qua e un cassetto sotto il letto. Quindi, bando alle ciance, senza indugi, cominciamo. A subito. Eccoci qua, vi faccio vedere subito come si presenta la libreria. È un po' in ombra la parte in alto, però sì, come potrete vedere, straborda di libri, che è una brutta cosa. Sopra un po' di foto di famiglia, di amici e il resto, sì, sono stipati malamente, cioè sono messi bene, sono in ordine, però io li trovo troppo stipati perché in effetti non avevo altro spazio. Ma passo a farvi vedere cella per cella. Primo scaffale centrale è quello che io riservo ai libri, diciamo a tema storico, i classici e via dicendo. Quindi vi faccio vedere la parte davanti e poi dopo tirerò via uno strato di libri e vi farò vedere quella dietro. Quindi via. Allora, qua sopra abbiamo Chocolat di Joan Harris, Emma di Jane Austen, Agli aforismi di Oscar Wilde, Notre Dame de Paris di Victor Hugo, Cuore di tenebra di Conrad, Canto di Natale di Dickens, Romeo e Giulietta di Shakespeare, Amore e psiche di Apuleio, Bellamy di Guy de Maupassant, Le affinità elettive, Il piacere, Le relazioni pericolose, Jane Eyre, La ballerina dello zar e Amber. Di fianco abbiamo di nuovo Romeo e Giulietta in una versione vecchissima, La lettera scarlatta, Mallfenders, Le memorie scritte da lui medesimo di Casanova, I viaggi di Gulliver, Viaggio al centro della terra, Il corsaro nero, Pollyanna, La figlia del capitano, Racconti del mistero, Guerra e pace, Anna Karenina, Il mistero di Sleepy Hollow e altri racconti, Sweeney Todd, Il fantasma dell'opera, Persuasione e Mansfield Park. Qua di fianco abbiamo una vecchia edizione del ritratto di Dorian Gray. Passando di fianco abbiamo La notte di Elie Wiesel, La papessa, L'amante di Lady Chatterley, La regina maledetta di Jean Calogridis, Memoria di una geisha, L'amore ai tempi del colera, 1984 e La fattoria degli animali di Orwell, La contessa nera, Tessa e d'Urberville, La ragazza con l'orecchino di perla, Cherie, Sonno, sensibilità, che sarebbe ragione e sentimento, Le passioni di Madame Lenclois, e i Tudor, Scandali a corte, e Maria Antonietta e i segreti di una regina. Qua accanto abbiamo L'Odissea, Shakespeare in amore, Cime tempestose, il Titanic, che ho ricominciato a staccarmi i bottoni. Poi, il secondo strato in alto ho un volumetto che si tratta della Baronessa di Carini, un volumetto che parla di Elisabetta di Baviera, ossia Sissi, La fiera della vanità, Il giardino delle favorite, Le donne del Re Sole, Le tratto di donne in cremisi, Il ballo degli inganni o The Lux, Il palazzo degli incontri, Lady Almina e la vera storia di Downton Abbey, L'ultima estate a Dining Park, Ritratto di una sconosciuta, La ricamatrice di segreti. La canzone di Achille, che è un libro meraviglioso, ragazzi, leggetelo, vi prego, è stupendo. Poi Ipazia, i due volumi tratti dalle serie TV, insomma, di Elisa di Rivombrosa, quindi Un amore impossibile e Il dolore e la gioia, Titanic, Le luci del Titanic, La regina dei mari, Corinna, La sposa spagnola, Il conte di Montecristo, La luna di Cleopatra. Qui in mezzo ho Pamela di Samuel Richardson. In alto abbiamo La freccia nera, poi la serie di Philippa Gregory della Guerra delle Due Rose, ossia La signora dei fiumi, La regina della rosa bianca, La regina della rosa rossa, La futura regina e Una principessa per due re.
abbiamo ancora L'eredità della regina, sempre della Gregory, e L'altra donna del re, molto rovinato perché è stato letto 1.000 volte. Poi abbiamo Giorgiana e poi abbiamo una serie di biografie. Dal basso abbiamo Maria Antonietta, Sissi, Anna Bolena, Maria la Sanguinaria e le sei mogli di Enrico VIII. E di fianco ho di Dumas Il Mammut dei Tre Moschettieri e 20 anni dopo. Scendendo di un piano, come potete vedere, ho questi tre alveari e i primi due sono quelli dei romanzi, diciamo, generici, quindi parto a farvi vedere la prima tornata davanti e poi andrò dietro. Abbiamo La Banda dei Brocchi, Sognavo l'Africa, Il Richiamo del Cuculo, L'Astrologo, Il Seggio Vacante, Il Codice da Vinci, Villa Metafora, Le Belve, bellissimo libro. Follia di McGarth, molto bello, La stanza sull'acqua. E di qua abbiamo Il diario di Bridget Jones, Innamorarsi di una stella, Scrivimi ancora, Il giardino degli incontri segreti, Manza, prega e ama e il suo seguito, Giuro che non mi sposo, Oceano mare di Alessandro Baricco, che non mi è piaciuto neanche un po', Con te fino alla fine del mondo, che non mi è dispiaciuto, Io sono un gatto, I pinguini di Mr. Popper, Zanna bianca e piccole donne. Seconda fila troviamo una serie di libri di Glenn Cooper, ossia La Biblioteca dei Morti, Il Libro delle Anime, La Mappa del Destino, Il Marchio del Diavolo e L'Ultimo Giorno. Credo che me ne manchino, scusatemi, c'era un dito davanti. Sotto La Camera del Cielo, Il Mondo Senza Fine e I Pilastri della Terra di Ken Follett e Il Cimitero di Praga di Umberto Eco. E se ci spostiamo di fianco, dall'alto ho tre libri di Nicholas Sparks: I passi dell'amore, Ricordati di guardare la luna e Ho cercato il tuo nome. Il diavolo custode, che è il libro da cui è tratto il film Quasi amici. 17 ragazze è un libro di Vanessa Schneider, da cui è stato tratto un film francese molto bello, si chiama comunque 17 ragazze se mi interessa. Poi Bianca come il latte, rossa come il sangue. Noi siamo infinito, Le lettere segrete di Joe, che è Joe, è la Joe March di Piccole Donne. Oltre i limiti, ti aspettavo, Regalami una favola, Come essere una parigina, Una corona per mia e Un amore sul Nilo, un volume vecchissimo che avevo a scuola alle medie. Terzo spazio ho i libri di Federico Moccia, ne ho solo tre e li tengo soltanto perché ci sono affezionata da quando ero piccola e poi dopo ho i libri, fra virgolette, mezzi erotici, insomma, su questo filone. Quindi ho Tu sei mia, Scusa ma ti chiamo amore, Ho voglia di te, 3 metri sopra il cielo, Sex and the City e la trilogia di Sylvia Day, quindi A nudo per te, Riflessi di te, Nel profondo di te. E adesso vado a mostrarvi dietro. Troviamo dal basso la trilogia di René Cao, quindi Ti guardo, ti sento e ti voglio, la trilogia di Anne Rice, assai particolare, Risveglio, abbandono e estasi. Sopra, continuando, abbiamo due libri di Abby Glines, o Glines, insomma, lei, e sono The Vincent Boys and The Vincent Brothers. E mi sono piaciuti entrambi, anche se sono un pelettino sullo spinto, e poi ho due volte la versione di 50 sfumature. Sì, scusatemi, ce l'ho due volte perché questi mi sono stati regalati e questi qua li avevo comprati io, quindi 50 sfumature di grigio, 50 sfumature di rosso e 50 sfumature di nero. Ancora comincia la parte divertente. Iniziamo da questo lato e dal basso abbiamo The Nightshade, Il bacio della sirena, Il destino della sirena e non so se ci sono anche dei seguiti, però non lo so se scoprirò neanche. Le cronache di Narnia nell'unico tomo, poi ho i primi 5 capitoli della serie di Laurel K. Hamilton su Meredith Gentry. Quindi sono Il bacio nell'ombra, Il tocco della notte, Seduta dalla luna, Nel cuore della notte e Il bacio della tempesta. Qua in mezzo abbiamo la trilogia di Beauty di Scott Westerfield. Poi ho Il Signore degli Anelli di Tolkien nello stesso tomo, Lo Hobbit di fianco, Il dardo era rosa, Alice nel Paese Meraviglia di Carol, Timeline, i primi 2 capitoli di Hyperversum e sto aspettando che il secondo, cioè il terzo esca piccolino o spero di trovarlo, insomma, in effetti, perché non sono neanche sicura che l'abbiano fatto in versione morbida, insomma,
Poi ho La ragazza del ritratto e la trilogia Graceling Fire, Bitter Blue e purtroppo Fire si è un pochettino rovinato qua da quanto tempo l'ho letto, seppure io non li maltratti i libri, ve lo dico. Poi sopra abbiamo la duologia, cioè sarebbe una trilogia, però i primi due di entrambe queste due serie, quindi ho Scarlet, Scarlet e il bacio del demone, e mi rompe un po' perché il terzo sarei obbligata a comprarlo nella trilogia completa, nello stesso tomo. Però vabbè, vedremo. E qui ho Wake e Dream di Lisa McMahon, e che mi sono piaciuti entrambi moltissimo. Quindi vado a mostrarvi ancora dietro. Ora dietro abbiamo in questa condizione penosa, se potete notare, perché i miei gatti ci si sono fatti le unghie sopra, avrei voluto ucciderli. Eragon, Eldest, Brisingr e Inheritance. Poi ho Caos e Delirium e Se fosse per sempre, credo ci sia anche un secondo volume, ma non so se sono interessata a prenderlo. Qua in basso abbiamo Rebel e Sacrifice, i primi due capitoli di questa serie, anche che, se credo siano solo quattro, ma non sono neanche sicura di voler continuare. Poi abbiamo Matched e Crossed, mi manca il terzo e quello sicuramente lo recupererò. Poi abbiamo Divergent, Insurgent, Allegiant, La Bella e la Bestia, il libro di Gungui, Inferno, il primo capitolo, e gli altri non so se li recupererò mai, ma boh, vedremo. Poi, qua in basso abbiamo Star-Crossed, Dreamless e Goddess, la trilogia dell'Angelini. Poi abbiamo Fallen, Torment, Passion e Rapture, che sì, sono la quadrilogia di Lauren Kate. Purtroppo Rapture l'ho trovata soltanto in versione vintage di Bompiani, però fa lo stesso. E sopra il primo capitolo di Multiversum. Ultimo scaffale in basso, vediamo a sinistra Warm Bodies, Preda e Sete di Christopher Pike, Farfalle Nere, Il corpo di Jennifer, I diari della mezzanotte di Scott Westerfield, Il bacio d'argento, La mummia di M. Rice, che mi è piaciuto da morire, Il discepolo. Poi abbiamo Sono nel tuo sogno, Sangue di strega, Alice in Zombieland, Elena P. Melodia Buio. Sinceramente io vorrei che uscissero in versione piccolina anche gli altri perché questo mi era molto piaciuto. Il libro della vita e della morte, Il bacio dell'angelo caduto e Angeli nell'ombra. Qua sopra ho Cuore nero e Il giglio della spada. Aiuto vampiro, John Carter e la principessa di Marte e Cappuccetto Rosso Sangue. Di qua abbiamo Io sono Heathcliff, Il diario di London Lane, Immortals, Un bacio dagli abissi, Dracula in Love, La fabbrica di cioccolato, Promessi vampiri e Promessi vampiri, The Dark Side e Beastly. Fila posteriore abbiamo The Restorer, Whisperer, Mari stregati, Immortals, The Summoning e The Awakening, Stay, Across the Universe e I diari della famiglia Dracula, la trilogia di Hunger Games, la trilogia delle gemme, Switched, Torn e Ashend, Angelology, poi dopo abbiamo Due candele per il diavolo, Fateful, La mappa del destino, Sono numero 4, Dark Shadow e Bitten. Scuserete se l'inquadratura è un po' traballante, ma sono in piedi sul letto quindi è difficoltoso. Allora, là ho un cofanetto con le fiabe dei fratelli Grimm che ho da quando ero piccola, la collezione completa dei libri della Littizzetto, compreso l'incredibile Urca che è al piano di sotto. Quindi abbiamo Madama Butterfly, i dolori del giovane Walter, La Yolanda Furiosa, Col cavolo, La principessa sul pisello, scusate, Reverginition, Sola come un gambo di sedano. Poi ho Sempre cara mi fu quest'ernia al colon, 50 sfumature, smagliature di Gina e 50 sbavature di Gigia. Abbiamo due libri di altri umoristi, Catartico, Il momento è catartico e Catartico 2, un libro su Johnny Depp, che io amo e adoro, vi faccio vedere, sì, queste sono reminiscenze di quando ero ragazzina e stanno ancora qui. Qua sopra ho Harry Potter e The Deathly Hallows e Les Reliques de la Mort, quindi il settimo libro di Harry Potter in inglese e in francese. The Host in inglese ovviamente, poi Fascination e Twilight in inglese. Scendendo di un piano, cado, ho la collezione dei miei Harry Potter, la guida completa alla saga di Harry Potter,
Poi ho L'ospite di Stephanie Meyer, il duo dei fumetti di Twilight, Amori infernali, Danze dall'inferno, Il mondo di Twilight, la saga di Twilight, la guida ufficiale illustrata, e poi ho Twilight, New Moon, Eclipse, Breaking Dawn e La breve seconda vita di Brit Tanner. Questo mini scaffalino di fianco alla finestra ho i libri che risalgono tipo all'epoca preistorica, quindi ho Tutto sulla ragazza, La piccola Dorrit, A piedi nudi a cuore aperto, Il giro del mondo in 80 giorni, Eva e Marco dei Cesaloni, Quello che non sai di me, Lo spirito delle sabbie gialle, Ma io non ti amo, Due cover a ritmo di rap, L'estate in cui tutti si innamorarono, Lizzie McGuire, Da liceo a popstar, Roald Dahl, Il GGG, e poi ho L'amore come il formaggio, Il sorriso di Mona Topisa, e il misterioso manoscritto di Nostratopus, che sono i miei tre libri preferiti di Geronimo Stilton. In questo cassetto, che io chiamo il cassetto delle meraviglie, ci sono un po' di quei libri che in effetti non sapevo dove collocare, infatti c'è un po' di tutto. E quindi cominciamo da qui in fondo. E qua abbiamo un po' di libri della Economica della Newton Compton in versione rigida e abbiamo L'importanza di chiamarsi onesto, no, di essere onesto o being earnest, L'arte di essere saggi, La lettera al padre di Kafka, L'arte di amare, Le profezie di Nostradamus, I Watson e Sandition di Jane Austen, L'ultimo giorno di un condannato a morte di Victor Hugo e la È facile essere felici se sai come farlo. Poi abbiamo Inferno di Dan Brown e dietro abbiamo il primo capitolo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco con i quattro romanzi iniziali e quindi poi ho il resto della saga tranne l'ultimo che dovrebbe essere La danza dei draghi, ma ancora non ce l'ho perché non è ancora uscito in versione piccolina o almeno io non l'ho ancora visto. Quindi è Tempesta di spade, Fiume della guerra, Portale delle tenebre, Il dominio della regina, L'ombra della profezia, Guerrieri del ghiaccio e Fiocchi di Valiria. Poi ho Le grandi profezie della storia e I grandi enigmi della storia. Scusate, mi sto spostando. L'ombra del vento, il gioco dell'angelo, mentre il terzo è al piano di sotto che mia madre lo sta rileggendo. Il rugby salverà il mondo, I fiori del male e tutte le poesie di Baudelaire, altri piccolini della Newton Compton, L'arte della guerra, Il ballo della Nemirovsky, scusatemi, Grande Gatsby, L'arte di essere felici, Le notti bianche e Il diario del vampiro, Il risveglio, il primo. Poi ho la serie di Christian Jacques su Ramses, quindi scusatemi, ci ho preso contro il telefono. Il figlio della luce, La dimora millenaria, La battaglia di Kadesh, La regina di Abu Simbel, L'ultimo nemico. E poi sempre suo ho Il faraone nero e L'affare Tutankhamon. Di fianco ho la trilogia di Alexandros di Valerio Massimo Manfredi. E sempre di Manfredi ho L'armata perduta e L'ultima regione. Sempre in tema Egitto ho La splendente regina della notte, Shinue l'egiziano, Paneb, Quando vola il falco di Wilbur Smith, La regina dell'eternità, La trilogia della regina del Nilo, quindi Il rogo delle piramidi, L'amante dell'imperatore, Il trono dell'Egitto. Poi di fianco ho la serie di Evermore, soltanto che credo me ne manchi uno, dovrebbero essere 6, 1 o 5, però fa lo stesso. Evermore, Blue Moon, Shadowland, Dark Flame e Night Star. Poi di fianco ho La profezia segreta di Mozart, Il tribuno, Paradiso amaro, Il mercante dei libri maledetti, Il cimitero dei Vangeli segreti, una trilogia di Federica Bosco, Mi piaci da morire, L'amore non fa per me, L'amore mi perseguita, Il pittore che visse due volte, Il libro segreto di Shakespeare, Il diario proibito di Maria Antonietta, i primi 10 romanzi dei diari del vampiro di Lisa Jane Smith, Marathon e Il libro segreto di Dante. Ma non per importanza, è quel volumone meraviglioso sul mondo di Downton Abbey. Io adoro la serie di Downton Abbey e quindi ne sono molto fiera. Insieme le mie due coccarde del palio di San Luca e San Giovanni. E vabbè, e giusto per farvi vedere che le mie letture, i miei libri non sono terminati, ma quelli che vi sto facendo cioè, vedere adesso saranno quelli del book haul perché me li porto via. Sono solo questa montagna qua dietro, tutti questi qua, ma di questi vi parlerò poi.
Ragazzi, sono un po' provata perché è stato veramente difficile. Ho spostato libri uno dietro l'altro, ho girato dappertutto. Spero che il risultato finale sia accettabile. E in ogni caso, questa era la collezione semi-completa, come vi ho detto, perché mancano i libri del book haul. Di libri, spero che vi abbia fatto piacere vederlo e spero di non doverlo rifare mai più in vita mia perché è faticosissimo e qui fa caldo da matti. Oltretutto, io abito giusto sulla strada e ho dovuto chiudere le finestre perché sennò si sentiva il rumore delle macchine. Spero che anche questo abbia dei punti a mio favore. Sto sudando da morire. Vabbè, va lo stesso. Comunque, per il momento è tutto. Arriverò prestissimo con dei nuovi video anche piuttosto simpatici con alcune mie amiche italiane di qua, insomma, mie amiche da una vita. E niente, spero vi siate divertiti quanto me. Ci vediamo presto. Ciao!